Perché troppi colori, nero e grigio, poi bianco. Ogni anno la mostra dei 100 presepi si presenta come una novità, perché coloro che espongono sono sempre presepisti nuovi che portano le loro opere. Una peculiarità quest'anno sicuramente rappresentata dal presepe di cioccolato, che è un presepe particolare che negli anni scorsi non abbiamo mai avuto. Negli altri anni abbiamo avuto un presepe di pasta, di riso o altre forme. Quest'anno è la prima volta che abbiamo ospite questo presepe di cioccolato, che ci è stato donato un blocco che è stato interamente scolpito e ha appunto realizzato questa meravigliosa opera d'arte. Un'altra bella peculiarità sicuramente è rappresentata da questo grande presepe realizzato dall'ATAC, che è proprio un frontale autentico di un autobus all'interno del quale si trova la Natività. Poi altri presepi sicuramente, questo alle mie spalle ad esempio è un esempio di presepe stile napoletano, anche questo che si va ad aggiungere alla magnificenza dei presepi di corallo che abbiamo nella nostra esposizione. Sono 127 presepi provenienti da diverse nazioni, certamente prevalenza è l'Italia, però quest'anno ci sono 16 nazioni che hanno voluto esporre il loro presepe, nonostante le difficoltà che magari ci sono state per poterlo far arrivare qui in Italia, visto anche la situazione pandemica che ancora stiamo vivendo. È sempre un'occasione bella che ci permette di poter donare un messaggio di speranza a tutti coloro che vengono a visitare questa mostra. Noi non siamo espositori come altri, perché il nostro intento non è quello di realizzare una semplice esposizione, ma proprio attraverso il presepe poter donare questo messaggio di speranza, questa sorpresa che Dio dona all'uomo attraverso l'incarnazione del suo figlio Gesù. I 100 presepi in Vaticano sono un segno particolare di quanto dobbiamo guardare al presente, ma con tanta speranza. Il presepe ci dice che Dio viene in mezzo a noi per aiutare ciascuno di noi a superare le difficoltà. È venuto, è nato in una grotta, è nato nella povertà, ma ha reso tutti noi ricchi e degni di essere i figli di Dio. Quindi chi si avvicina a un presepe oggi deve farlo con tanta speranza, perché qui, in un fatto, in un evento del passato, c'è tutto il nostro futuro. Ci sono tante caratteristiche particolari, un po' stravaganti, questo del pullman particolarissimo, e poi c'è quello classico dello scoglio napoletano e questo che è questa profondità stupenda, e poi tutti belli.
per chi è a Roma i 100 presepi è una tradizione fortissima. Ogni presepe suscita delle emozioni, c'è quello del tempio, e tra l'altro conosco chi l'ha fatto, però c'è per esempio tanto anche come un classico napoletano, e poi bellissimi quelli fatti dai bambini.